Marcello Trentini, ristorante Magorabin, Torino. Facciamo una ricetta, facciamo un piatto che... No, non mi piace ricetta. Facciamo oggi, facciamo... Neanche oggi, l'ho già detto prima. Facciamo un piatto tra i più classici di quelli presenti nella mia carta. Una volta si chiamava mille foglie di lingua e gamberi con gelatina di mandarino. È un piatto che ha subito un'evoluzione e ora si chiama cubo di lingua croccante con gamberi rossi e pure di mandarino. Allora, facciamo un piatto simbolo del Magorabin, del mio ristorante. Una volta questo si chiamava mille foglie di lingua di vitello, gamberi rossi e gelatina di mandarino. Poi è diventato un piatto famoso, molto apprezzato, perché pur nella semplicità incredibile degli ingredienti è un piatto concettuale di nuovo. Abbiamo di nuovo la terra, abbiamo di nuovo il mare, abbiamo la freschezza dell'agrume, tutti insieme nello stesso piatto, che è un po' la base della mia idea di cucina. Elementi apparentemente inconciliabili messi insieme per creare un piatto d'autore, un piatto nuovo che prima non esisteva, quindi l'armonia. Anche qui abbiamo delle preparazioni semplicissime. Il piatto ha avuto un'evoluzione, perché secondo me dopo un po' di tempo che lo facevo mi sono reso conto che mancava leggermente di mordente, mancavano un contrasto di temperatura più forte, mancava un elemento di croccantezza. Il contrasto di temperatura mi aiuta a valorizzare maggiormente quelli che sono i singoli elementi che vanno a giocare di contrasto e quindi a valorizzarsi l'uno con l'altro. Qui abbiamo una bella lingua di manzo, non più di vitello, quindi leggermente più saporita. Come l'abbiamo cotta? L'abbiamo cotta al vapore, che è una cosa antica come l'esistenza stessa del Piemonte. Da noi nel bollito misto non può mancare mai un pezzo di lingua. Noi semplicemente, invece di disperdere le proteine nell'acqua, abbiamo deciso di cuocerla a vapore, però il concetto di base non cambia. Ne tagliamo una bella fetta, un po' spessa, perché a me piace così, la lingua mi piace tagliata spessa, non mi piace assolutamente tagliata sottile alla fettatrice. La rifiliamo anche qua perché vogliamo avere una forma che ci piace. La passiamo per pochi secondi di nuovo al vapore per dare della morbidezza, perché naturalmente per poterla maneggiare meglio l'abbiamo raffreddata, l'abbiamo fatta al vapore con le sue verdure e poi l'abbiamo passata in abbattitore per raffreddarla. Recuperata la morbidezza, abbiamo messo a scaldare una padellina antiaderente, un goccio di olio extravergine. In questo caso ho voluto dare un po' di carica in più, di conseguenza questo è un olio extravergine siciliano. E la facciamo abbrustolire in questa maniera. Nel frattempo abbiamo questi splendidi gamberi rossi, anch'essi siciliani, freschissimi, che stamattina erano ancora vivi. Li abbiamo semplicemente decorticati, li abbiamo puliti. Adesso li lucidiamo appena appena, un goccino di olio extravergine, così, con amore. Un prodotto che merita una grande attenzione, una grande delicatezza, perché con l'olio extravergine in questo modo gli diamo una lucentezza che altrimenti avrebbero perso. Due cristalli di sale, appena appena. Anche qui, come dicevamo, i condimenti vanno usati con estrema parsimonia. Voglio che i gamberi sappiano di gambero, la lingua sappia di lingua. Non voglio che gli elementi messi insieme, apparentemente inconciliabili, abbiano poi una confusione nei sapori. Ecco, in questo modo, adesso a questo punto, la lingua dentro è assolutamente morbidissima, quasi una crema, si potrebbe mangiare col cucchiaio. Però abbiamo creato questa crosticina croccante. Nel frattempo ci siamo tagliati alcune cimette di timo fresco, e abbiamo preparato una purè di mandarino. Semplicemente spremendo i mandarini abbiamo aggiunto una punta di zucchero e l'abbiamo fatto ridurre di
un terzo di volume sul fuoco e poi l'abbiamo raffreddato, quindi niente di più naturale. Questo è un piatto che è veramente un simbolo della mia cucina. Io sono uno chef di Torino, Torino è una città multiculturale. I nuovi torinesi sono figli, sono nati dall'unione culturale, quindi anche gastronomica, di precedenti abitanti della città di Torino con gli abitanti delle regioni del meridione, che sono venuti ad arricchire la nostra cultura torinese, soprattutto negli ultimi 30 anni, e di conseguenza ho preso per la mia cucina gli elementi della cucina tradizionale torinese, aristocratica, borghese, e gli elementi delle cucine che arrivavano dalle culture del bacino del Mediterraneo, e li ho messi insieme per cercare di creare quella che io chiamo una nuova cucina torinese, un nuovo gusto torinese, il gusto che forse i nuovi torinesi non hanno ancora scoperto che esiste, ma loro esistono perché sono nati dall'unione di due culture diverse. Ecco, in questo modo io sto facendo un'operazione culturale, sto raccontando che cosa succede culturalmente nella città di Torino oggi che siamo nel 2010. Un goccino di pure di mandarino, scusa, potresti tagliare. Ecco, posizioniamo nel centro del piatto questa purè di mandarino. Questo è l'elemento di acidità. Un goccio di olio extravergine ci sta bene. Pensiamo all'insalata di arance in Sicilia. Questo sostanzialmente è quello, in Sicilia si fa l'insalata d'arancia con i gamberi, ecco, l'insalata d'arancia e i gamberi, poi la lingua, che è l'elemento del bollito alla piemontese. Gli diamo una spinta maggiore con questa polvere, è una polvere ricavata semplicemente dalle bucce del mandarino disidratate. Questo gli dà una carica maggiore, soprattutto una carica di aromaticità. A questo punto prendiamo la nostra lingua, la andiamo a posizionare sopra la purè di mandarino e quindi abbiamo creato il primo contrasto, freddo, caldo, poi andiamo a mettere sopra questi splendidi gamberi rossi ed è un altro elemento, un altro freddo, acido, grassezza sapida della carne, grassezza dolce del gambero. L'abbiamo già condito, di conseguenza metteremo soltanto più sopra qualche fogliolina di timo fresco che ci dà una bella aromaticità e col pesce sta benissimo. E poi un altro gioco. Questo è zucchero di gamberi, altro non è che i gusci, i carapaci dei gamberi rossi che abbiamo disidratato e poi polverizzato. Questo così, a finire il piatto. E voilà, il piatto è finito.